prendo questi minuti iniziali per raccontarvi giusto due cose al volo sul webinar di oggi. Abbiamo la fortuna di avere, di farvi ascoltare il Sole 24 Ore. Michela e Andrea oggi ci raccontano, adesso vi dico meglio, ci raccontano il loro mestiere, ci raccontano cosa fanno con i dati aperti, ci raccontano come il giornalismo incrociato col tema dei dati, più in generale e in particolare con i dati aperti rilasciati dalla pubblica amministrazione, possa diventare un modo ulteriore, un modo alternativo, un modo che in qualche maniera rilancia, partendo dai principi del giornalismo, un giornalismo di precisione, detto anche un giornalismo che racconta, partendo dai dati, storie. Il webinar di oggi, in particolare, sia Michela che Andrea si occupano della redazione Infodata, che è il blog dedicato, il data blog del Sole 24 Ore, e durante i loro due interventi ci spiegheranno un po' meglio di che cosa si tratta. Il webinar l'abbiamo organizzato così: io vi dicevo, mi prendo 5 minuti iniziali molto rapidi per dare modo a tutti di accedere, poi passo la palla a Gabriele Ciasullo, che se non è la prima volta che seguite i nostri webinar certamente conoscerete, è responsabile per Agid del portale dati.gov.it. Poi passo la parola a Michela del Sole 24 Ore, e quindi Andrea, e in conclusione vi lasciamo ascoltare Giame Gineso della Regione Sardegna, che ci racconta come nella Regione Sardegna stanno avanti un progetto di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico attraverso l'open data, e magari anche qualche novità imminente che riguarda i dati e il riuso dei dati sul portale della Regione. Come sempre, la chat, a cui più o meno tutti già state scrivendo, è libera e assolutamente non mediata, quindi per qualunque cosa, qualunque domanda interessante, qualunque dubbio dovesse venirvi rispetto ai contenuti esposti dai relatori di oggi, non esitate a scrivere in chat. Noi cerchiamo di raccogliere le domande e riproporle ai relatori a conclusione dei loro interventi. Nella migliore tradizione dei nostri webinar, come sempre, registriamo integralmente il webinar di oggi e lo rendiamo disponibile sulla piattaforma Eventi PA, e credo anche che ci scriveremo due righe sul portale dati.gov.it. Magari embeddando la registrazione da YouTube come facciamo di solito. Anche le slide usate dai relatori di oggi sono rese disponibili sempre su Eventi PA, e in particolare alla pagina da cui vi siete iscritti, che è questa qui, il link che dovrebbe essere attivo, sì, è quello che trovate in basso a questa slide. Vedo che siete 170, insomma già abbastanza. Io direi che lentamente chiederei a Gabriele Ciasullo di aprire il suo microfono e la sua webcam, così passiamo al primo intervento di oggi. Eccoti Gabriele. Io a questo punto metterei sullo sfondo, ecco qui, una slide del nostro portale. Ottimo. Ok, ecco qui. Gabriele, se ti va, ti passo la parola. Sì, io grazie Gianfranco, grazie a tutti quanti che diciamo, partecipano a questi nostri appuntamenti che sono sempre, secondo me, molto importanti e molto significativi. Per la prima volta, diciamo, o almeno insomma, a mia memoria, insomma, affrontiamo il tema open data da un punto di vista un po' differente di quello che abbiamo fatto finora, perché noi generalmente ci siamo occupati di aspetti tecnici, linee guida, il profilo, i metadati, insomma, poi abbiamo cominciato a passare più su una fase operativa dei dati, perché questa è la fase preliminare, quella di gestire un pochettino il catalogo, di avere un minimo di informazioni coerenti per garantire, insomma, un po' la ricerca dei dati aperti verso le pubbliche amministrazioni. Poi siamo passati un po' con il tema Open Data 200, che abbiamo fatto già un paio di interventi, insomma, in questo senso, siamo passati un po' a vedere, beh, ma dall'altra parte cosa c'è? Insomma, al di là, oltre il catalogo, insomma, esiste poi il dato, perché alla fin fine il dato è l'elemento essenziale di questa policy, della policy di Open Data. E quindi
Anche lì poi abbiamo una parte tecnologica sul dato di qualità, correttezza, accuratezza e quant'altro, ma questo è un aspetto, un tema un po', diciamo, a sé stante, che poi avremo modo, secondo me, anzi sicuramente avremo modo di, come dire, alimentare ulteriormente. Perché la qualità del dato influisce sul riutilizzo del dato stesso. Allora, dicevo, noi abbiamo avviato una serie di un paio di webinar, li abbiamo dedicati forse anche qualcuno in più, diciamo, un po' a ciò che avviene dall'altra parte, ovvero al riutilizzo dei dati, partendo appunto dalle imprese. E abbiamo appunto stigmatizzato, questo è il lavoro svolto da Francesca De Chiara, Subentrata 200, che è uno dei primi approcci, almeno a livello nazionale, ci dà qualche indicazione, qualche riscontro su come, quando e perché eventualmente i dati della pubblica amministrazione vengono riutilizzati dalle imprese. In questo caso per finalità commerciali, perché almeno questo è il nostro auspicio, diciamo, che appunto il dato venga a essere, diventi uno strumento per far crescere l'economia. Oggi invece ci affacciamo, e appunto mi sembra, per quanto insomma, mi ricordo io, insomma, che sia un primo approccio. Ci affacciamo all'altra modalità di riutilizzo dei dati, ovvero a quella non commerciale, insomma, nella direttiva Inspire, nella direttiva, scusate, non Inspire, nella direttiva PSI si parla appunto di riutilizzo dei dati per finalità commerciali e non commerciali. Quindi in questo caso, quando parliamo di data journalism, grosso modo entriamo nella ampia categoria di un riutilizzo dei dati non per finalità commerciali, a parte che poi forse anche attraverso il data journalism può esserci si può mettere in moto una serie di azioni e reazioni che in qualche modo producono anche una crescita economica indirettamente. Però trovo la cosa particolarmente interessante, sicuramente per me che non ho trattato, diciamo, poche volte questo argomento, ma trovo la cosa particolarmente interessante perché attraverso il data journalism andiamo incontro al valore dei dati dal punto di vista del loro contenuto. Cioè i dati in effetti ci trasmettono informazioni, ci trasmettono conoscenza. Ora se li prendiamo a uno, li lasciamo stare nel proprio dominio, magari questa informazione, questa conoscenza è limitata ad aspetti, insomma, diciamo, contingenti. Però se li mettiamo in relazione con tutto ciò o con altre cose che in qualche modo ci circondano, e quindi ci incominciano a dare spiegazioni sulle azioni che vengono messe in campo dalle amministrazioni, ma non solo, in relazione a ciò che sono le richieste e le esigenze dei cittadini. Prima stavamo dicendo, insomma, uno degli aspetti importanti, interessanti, sono quelli, diciamo, relativi alle infografiche e quindi a queste analisi che in qualche modo possono essere avviate attraverso il data journalism. Sostanzialmente, quelle sono proprio indicazioni di ciò che i comportamenti delle amministrazioni, ma non solo, con l'utilizzo dei dati che vengono in qualche modo generati in coerenza con le finalità istituzionali delle amministrazioni stesse. Il data journalism prende queste informazioni, le elabora e ci dà delle viste, delle visioni che vanno fuori al fine istituzionale in base al quale quel dato è stato creato, vanno oltre questa informazione e ci restituiscono, diciamo, come dire, un patrimonio di conoscenza che magari non ci abbiamo mai fatto caso, non ci facciamo caso giornalmente, quotidianamente con il dato in quanto tale. Quindi, secondo me, il valore aggiunto del data journalism è molto importante. Io confesso che non ho, diciamo, su questo tema una particolare approfondita conoscenza e quindi sono effettivamente, diciamo, come dire, un neofita su questa tematica. Però ritengo che sia appunto un tema su cui dobbiamo cominciare, parallelamente a quello che dicevamo prima per quanto riguarda il riutilizzo dei dati da parte delle imprese per la crescita economica. Il data journalism sia un tema su cui ci dobbiamo affacciare e dobbiamo in qualche modo, come dire, favorire e agevolare, coloro che operano in questo settore. E oggi abbiamo due relatori, diciamo, ben qualificati su questo tema. Dobbiamo, come dire, agevolare il lavoro di queste persone affinché loro possano, come dire, farci vedere cose che magari a noi sfuggono nel nostro agire quotidiano perché ci occupiamo di altre cose. E quindi questa vista, questa possibilità di arricchimento informativo attraverso l'elaborazione dei dati fatta da,
dal punto di vista del data journalism, è secondo me un elemento particolarmente importante e rilevante. Quindi, insomma, ringrazio naturalmente i relatori che hanno accettato, insomma, di partecipare a questo webinar e che ci danno per la prima volta, insomma, una visione appunto approfondita di questo aspetto, insomma, un po' rilevante, che io ritengo rilevante alla stessa stregua di quello che dicevamo per quanto riguarda l'utilizzo da parte delle imprese. Sono, insomma, li ringrazio, insomma, anticipatamente dei loro interventi e magari, insomma, prendiamo, non dico l'impegno, ma insomma, lo spunto affinché questo possa essere l'avvio di un filone che magari possa avere anche un seguito in puntate successive. Insomma, ecco, quindi ringrazio naturalmente il Sole 24 Ore e i due professionisti che oggi sono con noi, ma naturalmente voglio, come dire, voglio indirizzare questa opportunità di oggi come stimolo ulteriore per ampliare ulteriormente, ove possibile, questo aspetto e questo tema. Il riutilizzo dei dati per fini giornalistici ci consente di andare incontro alle esigenze indirette dei cittadini, che magari uno non se ne rende conto, però viene a scoprire tante cose che uno non ci aveva pensato. Attraverso il data journalism si scoprono situazioni che magari nell'agire quotidiano dei cittadini non sono, come dire, sempre visti con la giusta attenzione. Non rubo altro tempo, quindi insomma, io ci tenevo a partecipare a questo evento, insomma, anche se sono in convalescenza a casa, quindi insomma, però ho ritenuto, insomma, opportuno essere comunque, diciamo, partecipe a questa cosa, data l'importanza e dato l'interesse che comunque mi sembra una cosa attuale e sempre in crescita anche in campo europeo. Quindi rilascio la parola ai colleghi per proseguire con gli interventi di oggi. Grazie a tutti per la partecipazione, a presto. Due volte grazie, Gabriele. In effetti, Gabriele, come potete notare dallo sfondo, probabilmente è a casa sua in questo momento perché oggi non stava benissimo, quindi nonostante questo ci ha raggiunto da casa e come dire, grazie ancora una volta. Io mi prendo adesso un internet, cioè vi tengo compagnia per una ventina di minuti, semplicemente per contestualizzare il tema del giornalismo basato sui dati rispetto al tema che siamo più soliti frequentare, che è quello dei dati aperti e più in generale della trasparenza attraverso l'open data nella pubblica amministrazione. Il link, probabilmente la parola chiave, quella cosa che mi piacerebbe tenere al centro della chiacchierata che ci facciamo questa mattina insieme è esattamente quello che diceva Gabriele un attimo fa, cioè il riuso. A noi interessa, a noi parlo come pubblica amministrazione, parlo come portale nazionale dei dati aperti, il data journalism in quanto elemento di riuso. Cioè, posto che i giornalisti hanno bisogno come materia prima dei dati per poter strutturare storie e approfondimenti, la pubblica amministrazione in questo senso potrebbe essere l'offerta di dati, potrebbe favorire la possibilità di ampliare le letture, che è esattamente quello che diceva Gabriele un attimo fa, dei dati da parte dei soggetti esterni in maniera tale che arrivano anche ai cittadini. Adesso questa cosa ve la racconto un po' meglio. Prima dell'inizio dell'esposizione vera e propria, volevo approfittare per dirvi che ci fa particolarmente piacere che questo webinar nasca in una sorta di doppio ambito, cioè da un lato quello del portale nazionale dei soliti webinar che nel tempo, insomma, avete visto scorrere uno dopo l'altro, ormai saranno 4-5 anni che facciamo webinar nell'ambito del portale nazionale dei dati di Gov, e anche in questo caso nella regione Sardegna. Nella regione Sardegna che sta portando avanti, già Imaginesu ce la racconterà meglio a conclusione del suo intervento, a conclusione di questo webinar, da un po' di tempo un'operazione di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico attraverso i dati aperti, molto ben strutturata, nella quale, approfitto per dirlo, siamo anche coinvolti come Formez e magari vi dirà qualcosa. Io posso giusto anticiparvi che il tema del riuso, come dire, come portale nazionale ci interessa per le ragioni che abbiamo detto prima, non ultimo il fatto che da un po' di tempo stiamo provando a dare maggiore visibilità possibile al primo studio sistematico sul riuso dei dati aperti da parte delle imprese che è Open Data 200, fatto da Francesca De Chiara nell'ambito di un progetto internazionale più ampio che vede coinvolto l'Università di Trento e The Gov Lab, che è una sorta di think tank sui dati,
americano che appunto si occupa di fare studi di settore sulle modalità con cui i dati vengono utilizzati. Per noi è prezioso, nel senso è prezioso come portale nazionale, ma credo che sia anche un valore estremamente utile all'Agenzia per l'Italia Digitale, ma più in generale a tutti quei soggetti che si stanno occupando direttamente delle politiche italiane sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, avere contezza di come questi dati vengono utilizzati, chi li riutilizza e in quale modo. Allo stesso modo la Regione Sardegna è sensibile sul tema, a brevissimo, credo che Jaime ce lo anticiperà anche nel suo intervento, dovrebbe partire un contest, cioè un concorso di idee basato sui dati esposti dalla Regione in maniera tale che possano essere premiate le applicazioni più interessanti, le più interessanti formule di riuso basate proprio sui dati della Regione. Comunque non brucio argomenti a Jaime. Il punto, la questione centrale, l'aspetto che davvero mi piacerebbe far passare in questa prima parte dell'intervento è che il riuso dà contezza ai dati aperti, cioè se i dati vengono esposti in formati quanto meglio metadati possibile, con piattaforme estremamente utili, estremamente eleganti, sviluppate molto bene, però se questi dati non vengono riutilizzati da nessuno, fondamentalmente non serve a nulla. Cioè, l'open data è uno strumento di trasparenza, è certamente uno strumento di arricchimento sia da un punto di vista sociale, ma anche e soprattutto da un punto di vista economico, ce lo dicono gli studi che da un po' di tempo vengono pubblicati sul portale europeo dei dati aperti, però di fatto una pubblica amministrazione che si preoccupa soltanto di esporre dati, come dire, compie un mestiere a metà, dovrebbe essere utile, dovrebbe essere prioritario a seguito dell'esposizione dei dati ampliare la possibilità di riuso, e il data journaling certamente è una di queste formule. Vedete, l'open data di per sé, a mio avviso, resta quasi materia sterile se non viene contestualizzato magari in un contesto più ampio come quello dell'open government. Open data certamente è il miglior strumento tecnologico di trasparenza che abbiamo in questo momento, però deve necessariamente anche essere funzionale alla partecipazione e alla collaborazione, cioè la pubblica amministrazione diffonde informazioni in maniera tale da mettere tutti gli operatori, tutte le persone che possono essere interessate a contribuire a far funzionare meglio le cose sullo stesso piano, in maniera tale che non esistano asimmetrie informative tra diversi soggetti che discutono nella stessa arena decisionale. E per avere un'idea più precisa di come funziona, di come sta funzionando l'open government a livello internazionale e anche a livello nazionale, certamente il richiamo è Open Government Partnership, che come immagino sappiate è un accordo multilaterale che vedo coinvolti in questo momento credo più di 70 paesi a livello internazionale, e certamente anche l'Italia che ha recentemente, cioè più o meno un anno fa, ha presentato il terzo piano di azione di OpenGov Partnership, e probabilmente in questo momento è l'azione più strutturata nazionale sul tema dell'open government. Di quali dati parliamo nel momento in cui parliamo di open data? Di qualunque dato della pubblica amministrazione, purché non sia soggetto a vincolo di privacy e non ci siano problemi per la sicurezza nazionale e per la sicurezza dei cittadini nell'esporre un particolare tipo di informazioni. Quando parliamo di open data, certamente non parliamo dei dati della pubblica amministrazione. Open data è un sottoinsieme dei dati pubblici ed è opportuno fare una distinzione, cioè si parla di open data nel momento in cui ci sono determinate caratteristiche di licenza e caratteristiche tecnologiche del formato con cui vengono esposte le informazioni, che classificano quei dati come dati aperti, non semplicemente come dati pubblici. Il riuso, vi dicevo, di solito si pensa al riuso quando si parla di open data, di riusi commerciali. Faccio un esempio molto rapido: se pensate ai dati geografici, che da quello che ci dice Open Data 200, in generale ci dicono tutti. Tutti gli studi sul riuso dei dati aperti sono quelli più preziosi, sono quelli che consentono maggiori margini di riuso proprio perché hanno la caratteristica di descrivere il territorio, possono essere usati in maniera molto diversa a seconda della capacità, della professionalità, della creatività di chi vuole riutilizzare quei dati. Pensate ad esempio a questa applicazione che a me piace un sacco, si chiama Qolimi, è un'applicazione che funziona, che riutilizzando i dati aperti esposti dal i dati aperti territoriali esposti dal Comune di Milano è in grado di dire qual è il posto migliore per una determinata persona. Per
l'applicazione pone qualche domanda all'utente e poi lo indirizza verso un'area della città che più si conforma alle esigenze di quello specifico utente. Estremamente utile nel momento in cui si cerca casa o nel momento in cui si vuole avere informazioni sul territorio milanese. Allo stesso modo, i dati territoriali possono essere usati per altri scopi. Ad esempio, questa startup bulgara è un caso appena classificato dal portale europeo dei dati, utilizza quell'istanza di informazione geografica per favorire la videosorveglianza fatta attraverso i droni. In sostanza, i dati, le informazioni in formato aperto descrivono il territorio e questa startup è in grado di prendere quei dati e creare delle mappe di volo ad hoc per i singoli droni. Tutto questo per dirvi che il riuso è, se volete, anche estremamente affascinante, perché una volta che la pubblica amministrazione espone dati, poi quello che avviene a questi dati lo si può sapere soltanto più avanti. Questo è un riuso, come dire, con una caratteristica più commerciale. A mio avviso diventa interessante guardare la possibilità di riuso anche in termini di accountability, cioè in termini di responsabilità diffusa della pubblica amministrazione. Su questo in Italia abbiamo delle linee specifiche, delle azioni specifiche del terzo piano di Open Government, di Open Government Partnership a cui vi accennavo prima. A questa pagina potete avere un minimo di idea di che cosa stiamo parlando. È una pratica che esiste. Cioè che è molto battuta anche in altri paesi. Questo, ad esempio, è un sito che mi piace un sacco, si chiama performance.gov. È un sito che credo sia partito nella prima amministrazione Obama e qui potete avere, questo sito vi dà in maniera numerica documentata, quindi con responsabili, con budget, con definizioni molto puntuali, quelle che sono le politiche del governo federale e permette a tutti di capire, guardando i dati, come la pubblica amministrazione, più in generale il governo americano, sta portando avanti delle politiche passo dopo passo. Quindi permette a chiunque di sapere qual è la performance del governo. Breve inciso, l'attuale amministrazione Trump l'ha bloccato per un periodo, adesso non so se ripartirà, però tutto questo per dirvi che open data e riuso dei dati è anche un'ottima occasione di trasparenza diffusa, è anche un'ottima occasione di misurazione delle performance e quindi di accountability. La stessa Agenzia per l'Italia Digitale, che come sapete è in carico il compito di portare avanti le politiche del digitale in Italia, monitora l'avanzamento di crescita digitale, cioè di quel pacchetto di politiche che in questo momento vengono implementate in Italia per favorire l'e-government e l'open government nella pubblica amministrazione italiana, in una sorta di cruscotto che potete trovare su una delle pagine del sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, dove mese dopo mese aggiorna gli utenti sullo stato d'avanzamento di queste politiche e non solo, rende disponibile questi dati in formato aperto, in maniera tale che chiunque all'esterno della pubblica amministrazione o presso altre pubbliche amministrazioni voglia dare una lettura alternativa di questi dati possa farlo senza problemi partendo proprio dal dato grezzo, in piena logica open data. Provo ad avvicinarmi un attimo al tema centrale del seminario di oggi, quindi, come dire, mi avvio verso le presentazioni di Andrea e di Michela, parlandovi di data journalism, parlando di giornalismo basato sui dati, o una definizione standard che potete trovare in queste slide, è quella che ci dice che attraverso i dati i giornalisti possono avere la possibilità di indagare storie, quindi di restituire storie, narrazioni basate sui dati che possono interessare un più largo numero di utenti. E a mio avviso questa cosa è estremamente interessante, poi sentiremo un po' meglio cosa ne pensano Michele e Andrea, però è una sorta di evoluzione, una nuova modalità di raccontare storie basate sul giornalismo, ad esempio come può essere l'editoriale, il reportage, il telegiornale se volete. Il data journalism si affianca in qualche maniera, diventa un nuovo strumento a disposizione dei giornalisti per raccontare storie. Quindi di base si tratta di modellare una storia, si tratta di modellare una storia che può avere una forte connessione con l'accountability della pubblica amministrazione, a mio avviso. Di fatto esiste, credo, in molti casi un problema di, come dire, asimmetria informativa tra i dati esposti dalla pubblica amministrazione e la possibilità che qualcuno, che i cittadini li possano leggere e li possano leggere in maniera semplice, in maniera accessibile. Spesso è difficile poter arrivare
arrivare a tutti. Il giornalismo in qualche maniera diventa quasi cassa di risonanza rispetto al tema dell'accountability. Da un lato la pubblica amministrazione espone informazioni, dall'altro i giornalisti prendono queste informazioni e le rendono più agevoli alla lettura da parte dei cittadini. Quindi diventa un ottimo strumento di accountability a disposizione della pubblica amministrazione e a disposizione di tutti quei soggetti esterni. Di fatto, attraverso il data journalism, attraverso quelle informazioni di difficile lettura in prima battuta, quindi rese più semplici, rese più accessibili dall'articolo di giornale, è più semplice per i cittadini avere un punto di vista, quindi, come dire, la democrazia certamente funziona meglio. Uno dei primi esempi che mi è venuto in mente di questo passaggio tra dati pubblici esposti dalla pubblica amministrazione e riuso creativo di quei dati da parte dei giornalisti è l'esempio di Open Expo. Subito dopo i primi problemi di trasparenza che ha avuto l'Expo di Milano, è stato prodotto questo sito che raccontava lo stato di avanzamento dei cantieri di Expo e metteva a disposizione le informazioni in formato aperto, e di qui qualche, in particolare in questo caso la redazione di Wired, ma anche altre redazioni, hanno preso quei dati e li hanno resi più accessibili attraverso degli articoli di giornale. Succede la stessa cosa con un sito prodotto da Open Policy che si chiama Open Bilancio e permette a tutti i cittadini di leggere i bilanci del proprio comune in maniera semplice e accessibile. Pensate quanto sarebbe difficile fare questa stessa operazione andando a guardare le tabelle Excel rese disponibili dei singoli comuni e capire e fare confronti. Sarebbe praticamente impossibile per un singolo cittadino. Invece applicazioni di questo tipo rendono molto molto più semplice la possibilità di analizzare questi dati. Certamente il data journalism ha una serie di strumenti, Michele e Andrea poi ce lo racconteranno meglio. La parte che mi interessava però di più raccontarvi, cioè concentrarmi almeno in questa prima parte dell'esposizione dei webinar, è l'indispensabile parte di ricerca dei dati, cioè la possibilità che i giornalisti trovino dati in maniera semplice, in maniera accessibile, ben raccontati, ben metadatati, dati solidi, e in questo caso la pubblica amministrazione certamente può svolgere un ruolo. Ad esempio, l'aggregazione dei dati a livello europeo che fa il portale europeo dei dati certamente è un ottimo punto di partenza per chiunque voglia cercare dati, e quindi anche per i giornalisti. Lo è il portale nazionale dei dati aperti, dati.gov.it, lo è in questo caso il portale della Regione Sardegna, qualunque portale di dati aperti. Certamente una volta acquisiti i dati diventa particolarmente faticoso, probabilmente è la parte più noiosa, più difficile, se volete, anche del mestiere di un giornalista che ha a che fare con i dati, quello di filtrare dati che comunque alla base saranno diversi da come ci si li aspetta. Quindi certamente c'è una grossa attività di rianalisi, filtro dei dati, e ci fa intuire che questa parte è difficile, complicata ed è davvero molto anche complicato per la pubblica amministrazione esporre dati nella maniera migliore. In alcuni casi, ad esempio, ci sono dei siti che fanno una sorta di disintermediazione tra dati grezzi di fonte pubblica o di altra fonte e dati che possono essere utilizzati dai giornalisti. Ad esempio, il sito ProPubblica, che a mio avviso è probabilmente uno dei migliori siti di inchieste basate sui dati, credo che abbia vinto anche un paio di premi Pulitzer per il giornalismo americano, non solo crea storie basate sui dati, ma a sua volta una sorta di data store interno al sito che permette a altri giornalisti americani di guardare ai dati già preelaborati da questa redazione, quindi fa diventare un po' più semplice il mestiere di altri giornalisti che vogliono guardare le stesse storie. Peraltro ne approfitto per dirvi che da un po' di tempo a questa parte in Italia abbiamo una legislazione molto forte in maniera di trasparenza, e faccio in particolare riferimento al FOIA, che diventa un ulteriore strumento a disposizione dei giornalisti che vogliono approfondire storie e che vogliono chiedere alle pubbliche amministrazioni dati che non sono ancora pubblicati. Immagino ne abbiate sentito parlare. Una delle parti invece più affascinanti, credo, almeno vista dall'esterno, del mestiere del giornalista che guarda i dati per raccontare storie, certamente la rappresentazione dei dati. Peraltro esistono dei tool disponibili, degli strumenti tecnologici che permettono delle elaborazioni grafiche
davvero fantastiche, sono piccole opere d'arte. Tra le mille che se ne potevano scegliere, io ho preso questa che credo sia una delle mie preferite in assoluto, del New York Times, e prendendo i dati del catasto, della città di New York, è riuscita a dimostrare come attraverso questa elaborazione grafica ci siano delle zone della città che sono perennemente in ombra. L'ombra dei grattacieli proiettati a terra non consente di far arrivare il sole in alcuni posti di New York praticamente mai. Ed è interessante visto in questo senso perché apre un dibattito sull'urbanistica della città e contribuisce in qualche maniera a rendere i cittadini più consapevoli di quelle che sono le condizioni della propria città. Il grafico è fantastico, se andate all'indirizzo che trovate in questo caso vi fa vedere come questa situazione evolve nel corso del tempo a seconda delle illuminazioni diverse. Quindi ancora una volta partendo dai dati, incrociando i dati con altre informazioni di altra fonte, i giornalisti e New York Times arrivano a, come dire, una verità oggettiva che alcune zone di New York sono perennemente in ombra. Il ruolo della pubblica amministrazione, secondo me, è centrale in questo caso e va assolutamente tenuto presente, come esporre dati magari potrebbe non bastare. Uno degli esempi più interessanti è appunto la piattaforma per i cantieri che è prodotta dal Ministero dei Trasporti, vi dice a che punto sono le opere pubbliche in Italia ed è davvero molto semplice, ci sono delle mappe, ci sono delle infografiche che permettono davvero a chiunque di sapere qual è la condizione in questo momento delle grandi opere, quanti soldi sono stati spesi, quanto tempo manca alla loro realizzazione, quindi diventa estremamente facile capire, un po' come nel caso della performance a cui si accennava prima, capire qual è la situazione e capire come sono stati spesi i soldi e a che punto sono i lavori. Non solo, in questo caso il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prende questi stessi dati e li rende disponibili su un dataset dedicato in maniera tale che chiunque ci possa fare ulteriori letture. Magari anche contestare lo stato d'avanzamento delle opere pubbliche, magari sulla base di un'informazione certa, strutturare un'indagine, un articolo di Data Journalism, un'inchiesta basata appunto su dati oggettivi. A mio avviso migliora il dibattito nazionale e locale su qualunque opera portata avanti dalle pubbliche amministrazioni e su qualunque servizio. È interessante, ormai è un caso scuola quello di Open Coesione, che non solo fa questo mestiere, cioè non solo espone dati, ma si preoccupa anche di strutturare il feedback basato su quei dati da parte dei cittadini attraverso la piattaforma Moniton e ancora una volta rilancia attraverso un progetto fighissimo portato avanti con le scuole che si chiama Scuola di Open Coesione, che in qualche maniera racconta più o meno le cose che ci stiamo dicendo oggi alle classi degli istituti superiori, permette ai ragazzi di capire di che cosa si sta parlando, permette ai ragazzi di sporcarsi le mani con i dati, fare delle piccole elaborazioni, magari permette ai ragazzi delle scuole di appassionarsi al tema, permette di creare quelli che probabilmente diventeranno i futuri colleghi di Michele e Andrea, dove appunto i ragazzi in classe hanno la possibilità di guardare gli strumenti, di conoscere il tema del data journal, delle rappresentazioni grafiche, insomma è un progetto davvero molto molto interessante, non so se vi è mai capitato di sentirne parlare, però davvero vi invito a darci un'occhiata. È interessante anche la piattaforma OpenDAP che più o meno fa la stessa cosa prendendo i dati delle amministrazioni pubbliche, i dati di bilancio e raccontando tutta una serie di attraverso una serie di grafici come vengono gestite le politiche, come vengono implementate, quali sono gli stanziamenti. Non solo la pubblica amministrazione deve esporre dati, ma deve anche preoccuparsi che questi dati siano ben metadatati e ben articolati. Di fatto in Italia abbiamo un profilo dedicato alla metadatazione, lo trovate tutte le informazioni sul portale nazionale dei dati aperti e quindi qui potete avere qualche informazione in più su come la pubblica amministrazione dovrebbe esporre i dati. Io cito giusto un paio di esempi, prendo 5 minuti 2 minuti per la conclusione. Secondo me il ruolo della pubblica amministrazione davvero è importante in questo caso. Io credo vi ricorderete, qualche mese fa c'era questa. Come dire, dibattito, i giornali insomma, pompavano molto la notizia della meningite e del fatto che si stesse diffondendo in maniera inedita, almeno secondo quello che dicevano i giornali, si è creata una stata in situazione di panico. In questo caso, una pubblica amministrazione, il Ministero della Sanità, in questo caso, è uscito con un articolo che ha fatto chiarezza che prendendo i dati del Ministero, che soltanto il Ministero può raccogliere, raccontava una verità molto diversa da quella che era la verità. Dei
cioè da quelle che erano il tam-tam che partiva dai giornali, cioè che è una situazione assolutamente sotto controllo e che non c'è nessuna possibilità di allarme, cioè non c'era nessun allarme, non c'era nulla di particolarmente grave. E anche l'operazione portata avanti dall'Espresso, quantomeno il dibattito che c'è stato tra Espresso e Muir, a mio avviso è un buon esempio di open data, di accountability, di data journalism. In questo caso è avvenuto che il Muir ha esposto i dati sulla verifica antisismica di tutti gli istituti, l'Espresso ha preso quei dati, ne ha fatto una lettura e fino a dire che 9 istituti su 10 non sono antisismici. Fra l'altro, immagino ricorderete, fino a qualche mese fa, insomma, il tema del terremoto al centro Italia era particolarmente caldo, quindi in qualche maniera l'Espresso ha trovato la notizia prendendola dai dati esposti dallo stesso Muir e ci ha fatto il pezzo. A quel punto, in un dibattito alla pari, il Muir ha risposto a questa notizia articolando meglio la situazione, dicendo che in realtà non è proprio così, che quei dati raccontavano una verità diversa, e quantomeno si è creato un dibattito informato, che secondo me è la parte più interessante rispetto al tema dell'accountability, cioè della triangolazione tra accountability, open data e data journalism, cioè che soggetti diversi sulla base di un'informazione certificata, un'informazione comune, un'informazione condivisa, possono dialogare rendendo gli stessi cittadini più informati di quella che è la situazione e quindi migliorando la qualità del dibattito. In conclusione, quindi prima di passare la parola ad Andrea, volevo semplicemente fare un minimo il punto rispetto a questa prima parte di intervento, dicendovi che certamente la pubblica amministrazione deve continuare a fare il mestiere che ha sempre fatto da anni, cioè quello della buona comunicazione pubblica. Probabilmente la pubblica amministrazione può essere favorita, agevolata in questo mestiere attraverso facendo proprio alcune tecniche del data journalism, cioè raccontando le informazioni anche in maniera più accattivante, anche attraverso delle grafiche, delle infografiche. E infine, probabilmente il mestiere che la pubblica amministrazione deve fare, cioè che si aggiunge rispetto al passato, è quello dell'esposizione dei dati, in maniera tale che questi dati possano diventare oggetto di attenzione da parte dei giornalisti che creano storie e alla fine, come dire, il fine ultimo di tutte e tre queste attività portate avanti dalla pubblica amministrazione è rendere i cittadini più informati, migliorare l'accountability della pubblica amministrazione stessa. Detto questo, io spero di non essere andato troppo veloce, non ho visto qualcuno, prima di passare la parola ad Andrea, a cui chiederei di aprire il suo microfono e la sua webcam, vedo che c'era una domanda in chat. C'era Marina che chiedeva in chat a proposito di tool, è possibile una sitografia per strumenti utili per mettere a confronto i dati e estrarli in maniera più facile. Io credo che con qualche ricerca su Google non sia difficile andare a trovare qualcosa. Adesso magari mentre ci sono gli altri interventi provo a cercare qualcosa e metterlo in chat. Però di strumenti ce n'è veramente una marea, cioè di analisi dei dati, di ripulitura dei dati, probabilmente il primo che mi viene in mente è un tool messo a disposizione da Google che funziona benissimo, in questo caso adesso io metto il link, mentre sulle rappresentazioni ce n'è davvero decine. Datawrapper è il primo che mi viene in mente, Tableau che credo sia anche molto usato dal Sole 24 Ore, ce ne sono davvero un sacco, anche lo stesso Google, credo che abbia una parte di Google Chart che svolge proprio questa funzione. Io direi di aver concluso il mio intervento. Andrea, se puoi aprire la tua webcam e il tuo microfono, magari faccio partire le tue Eccomi, mi slide. sentite? Benissimo. Sì, ti sentiamo forte e Perfetto, allora chiaro. il microfono l'ho aperto correttamente. Il primo passo è andato. Intanto, buongiorno a tutti. Andrea, lascia a te la parola. Grazie. Intanto, buongiorno a tutti, io sono Andrea Gianotti e lavoro al Sole 24 Ore, sono responsabile dell'ufficio studi. Quindi non sono un giornalista, ma faccio da supporto e da collaboratore rispetto ai colleghi giornalisti per il loro lavoro quotidiano sui dati. Intanto due parole sul Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore diciamo, lavora con il giornalismo sui dati da circa 150 anni, perché se noi vediamo le prime edizioni del Sole 24 Ore su carta ingiallite, che adesso sono in digitale sul nostro sito, ci sono dati dappertutto. E questa cosa, diciamo, è bella vedere che un'azienda è sempre stata attenta a raccontare attraverso i numeri, non solo quando la parola, diciamo,
diciamo, sui dati diventa di moda in questi ultimi anni, ma lo è appunto sempre stata. Michela poi dopo magari vi parlerà della nostra inchiesta sulla qualità della vita, che è appunto il 30° anno, forse il 31° anno che c'è appunto quest'anno. Quindi è diciamo, un'attenzione al dato che affonda le sue radici nella storia e nel DNA di questa azienda e di questo gruppo. Vado un po' appunto a raccontarvi cos'è Infodata. Infodata è nato da un'idea mia e di Luca, che è un collega giornalista, nel 2011. Sentivamo il bisogno di aprire un blog, di aprire un contenitore, uno spazio aperto, uno spazio, diciamo così, sperimentale in cui poter raccontare il mondo attraverso dati, attraverso tabelle, attraverso infografiche, cercare di raccogliere il meglio della produzione che già appunto si faceva sul giornale, di dare una visione particolare e di mettere, diciamo, in campo dei tool che potessero gestire i dati, che potessero rappresentare i dati in modo diverso da come appunto fino a quel momento si era fatto. È stato appunto il primo blog di data journalism da noi. Ci siamo fatti ispirare ovviamente dal Guardian che aveva aperto qualche mese prima. E il modello di lavoro è unico, cioè nel senso che rispetto a quanto veniva detto prima, in cui forse quello sarà il traguardo finale, in cui c'è il giornalista che è, diciamo, la stessa figura che fa il giornalista, il programmatore, colui che ricerca i dati, colui che lo fa vedere, diciamo, da noi il modello del lavoro prevede un po' come quando c'è l'arte e il copy che lavorano insieme, c'è il giornalista e c'è invece l'analista di dati che lavorano insieme su un tema, per cui c'è io e i miei collaboratori, i miei colleghi che lavoriamo sui dati, li trattiamo, li gestiamo, li cerchiamo, e c'è, diciamo, dall'altra parte il nostro partner, il nostro socio, Michela, che appunto interverrà dopo, Luca e gli altri colleghi delle varie redazioni, che invece li raccontano, trovano i significati, danno senso ai numeri che noi andiamo appunto a scegliere, gestire e poi rappresentare. Infodata è un modello di sperimentazione continua, cioè nel senso che è assolutamente aperto, noi ogni mese, insomma, continuamente cerchiamo nuove cose, nuove idee, nuovi tool, andiamo a vedere le cose che sono andate meglio, quelle che sono andate peggio, cerchiamo di coinvolgere i nostri lettori e non solo i nostri lettori, ma anche coloro che forniscono i dati. Quindi per me questa è un'occasione molto importante di avere un confronto con voi, perché voi siete una parte fondamentale del mio lavoro. Io prendo i dati dalle pubbliche amministrazioni e insomma, quindi per me avere un rapporto, un dialogo, quando questo riesce a crearsi, è sempre molto importante per un sacco di motivi. Questo rapporto e questo dialogo è un po' fondamentale, sta alla base del mio lavoro quotidiano. Quindi cercherò un po' di raccontare. Intanto, come dire, senza di voi questo lavoro che non potrebbe esserci, senza voi che lavorate nelle pubbliche amministrazioni, perché siete il principale fornitore di dati che oggi appunto abbiamo. Quindi una parte considerevole del mio lavoro è appunto gestire i vostri dati, quelli che voi rilasciate, sia in formato open data che come dati pubblici. Quindi questo è un po' il contesto. Ora io cerco di mostrarvi un po' attraverso degli esempi, vado un po' rapido, poi basta cercare sul nostro blog se volete vedere anche la grafica interattiva e come abbiamo reso e appunto la fonte dati, alcuni esempi delle cose che abbiamo fatto, un po' soprattutto per raccontarvi il nostro modello di lavoro, gli strumenti, cosa abbiamo usato, cosa c'è alla base, come funziona proprio il flusso. Diciamo, il primo è un'infografica recentissima che abbiamo fatto con Michela, che è la classifica dei reati nelle varie province durante l'anno scorso. In questo caso, appunto, il modello di Michela,
poi appunto andrà a raccontarvi lei come lavora. È venuta lei in questo caso a presentare i dati a noi, ce li ha proposti, insieme li abbiamo elaborati. Soprattutto in questo caso ci siamo concentrati più sulla parte di visualizzazione del dato, e la parte di appunto visualizzazione io la faccio con Tableau. Tableau Public è uno strumento, non è open, ma è appunto free, cioè strumento che chiunque può installare e iniziare poi a creare. È molto semplice, ma è anche molto, molto, molto potente. A me piace Tableau proprio perché si è pronti a lavorare con i dati in un tempo molto rapido. Ormai lo uso da tanti anni, ma ovviamente non c'è solo questo, ci sono un sacco di altri strumenti che possono essere usati. Prima appunto venivano chieste una serie di librerie e di tool, ce ne sono appunto infiniti, ci sono delle possibilità che vanno da tool molto molto potenti, molto molto belli, però dedicati a un pubblico di programmatori, bisogna almeno conoscere JavaScript per poi poterlo utilizzare veramente, sino a cose molto molto semplici che magari non hanno risultati così efficaci, dove però basta buttare dentro qualsiasi foglio CSV e si riesce a rappresentare bene un dato in un grafico abbastanza semplice. Il secondo esempio è anche qui un indice di efficienza dei vari tribunali italiani. Diciamo, qui la sfida è stata quella un po' di cercare di mettere insieme dei dati che fossero dati geografici, che fossero, diciamo, informazioni numeriche sugli abitanti, quindi trovare degli indicatori nuovi, perché una cosa che noi appunto facciamo abitualmente non è cercare un dataset e pubblicarlo, cioè quello sì, ogni tanto facciamo anche quello, però il vero valore aggiunto secondo me del mio lavoro e quello del nostro lavoro in generale è quello di cercare di interpretare il dato. Interpretare il dato vuol dire mettere insieme magari più fonti, fare in modo di incrociare le informazioni per cercare diciamo, le principali evidenze, ciò che appunto viene fuori. Quindi uno dei nostri bisogni, poi ritornerò alla fine magari su questo, è quello di, dovendo mettere insieme più fonti, come fare in modo che questi si parlino. Il problema principale è quello dell'aspetto geografico, cioè nel senso che molto spesso non abbiamo informazioni geografiche adeguate che possono identificare in maniera univoca i singoli dati, e quindi siamo un po' costretti a inventarci metodi e modelli anche molto onerosi e non sempre appunto precisi e puntuali per cercare di mettere insieme informazioni che vengono da appunto fonti diverse. Un altro caso è appunto questo, invece è un caso molto significativo. Noi abbiamo preso i dati del Ministero dei Trasporti che riguarda le auto immatricolate. Diciamo, è una foto fatta una certa data, e qui avevamo il problema di gestire un database che era circa 8 giga, quindi non poteva essere aperto con un Excel semplice. E quindi in questo caso abbiamo usato R, che è uno strumento di analisi in ambito, diciamo così, scolastico, però è comunque molto potente, e attraverso elaborazione di dati siamo riusciti a trovare, questa è una delle viste, ma abbiamo trovato viste diverse di uno stesso dataset. Questo perché appunto avevamo tutti i dati grezzi, cioè i dati grezzi vuol dire le singole osservazioni, le singole auto che appunto sono appunto presenti, e questa cosa ci ha permesso di fare un sacco di, diciamo così, articoli sul tema. Questo è un caso, in pratica sono venuti fuori delle curiosità, ma anche delle cose particolari, dove ci sono auto più o meno in regola con la parte assicurativa o con la revisione, ad esempio. Ma appunto ci danno anche indicazioni su chi è il proprietario dell'auto, e quindi abbiamo visto quali marche vengono scelte dai giovani, quali marche vengono scelte dalle donne, e questo ovviamente è molto importante, molto carino, ha fatto un sacco di pagine viste questo perché è un tema, diciamo, giornalistico, ma è ovviamente un tema fondamentale se io lavorassi in un'azienda
un'azienda che tratta auto, mi interessa molto sapere come sono posizionato io sul mercato, non solo del mercato, diciamo, di coloro a cui vendo, ma anche di coloro che magari hanno acquistato la mia auto come usata, diciamo, ecco. E questo ovviamente interessa a me, ma interessa anche sapere se io lavorassi in una di queste aziende, come va, diciamo, il mio competitor diretto e come è messo sul mercato lui. L'ultimo caso è stato quello delle unioni civili nelle varie città italiane. Qui c'è stata una raccolta di dati diretti da parte di una collega giornalista, una collega di Michela, che appunto ha chiamato i vari comuni e ha ottenuto informazioni, magari anche un po' diverse. Poi Michela, magari se ha tempo, mi aiuterà a dare a lei un paio di parole sul tema. E questo appunto è servito per andare a dire a che punto sta un fenomeno. Qui il problema è stato quello di mettere insieme i dati, cioè appunto di andare a cercarli, i dati o non c'erano oppure non erano immediatamente disponibili. Quando, diciamo, una volta raccolti, poi abbiamo creato questo articolo e anche questo è stato molto, molto interessante, molto interessato. Un sacco di persone sono venute a leggerlo. L'ultimo è quello del 5 per 1000. Qui il problema è che i dati non erano in formato aperto, c'era un PDF molto molto grande con migliaia e migliaia di righe e quindi abbiamo dovuto anche cercare dei programmi per estrarre i dati, normalizzarlo e renderlo comunque disponibile. Questa è una cosa che noi possiamo fare perché siamo un'azienda, perché abbiamo comunque la possibilità di comprare degli strumenti, perché abbiamo delle competenze, delle persone dedicate. Però è anche vero che se i dati fossero già disponibili a noi, fareste un favore perché rende la cosa più semplice, però lo fareste anche a tutti perché poi in realtà non è che occorre essere un'azienda con un ufficio studi per poter fare questo lavoro. Chiunque potrebbe prenderlo e potrebbe farselo in sé, trovare altre viste, trovare altri indicatori propri, insomma, non solo i miei, quelli che io ho trovato perché ho voluto analizzare i dati in questo modo. Voglio fare un po' un breve recap di quello che ho detto. Il mio intervento appunto sarà breve perché spero che poi vi siano una serie di domande a cui appunto rispondere. Che cosa ho trovato lungo la strada, appunto dal 2011 ad adesso? Sono un po' di punti. Allora, il primo che non è segnato qui è quello del fatto che i dati ogni tanto ci raccontano una fotografia, no? Come se fosse un'istantanea fatta ad un certo momento. Però magari quello che a noi manca è capire il video, cioè la storia, capire come i dati si sono spostati nel tempo. E quindi avere anche informazioni utili su che cosa è successo prima può essere importante per raccontare una storia. Una fotografia certo ha un potere evocativo molto forte, ma il video magari ha un potere molto più completo nel raccontare una storia. È per quello che, da parte, diciamo, avere una serie storica dei dati spesso è molto, molto importante. La seconda cosa riguarda il livello di dettaglio, cioè spesso ogni tanto mi trovo con dei dati che sono già aggregati e quindi mi tocca contattare le persone per avere il dato ad un livello di dettaglio massimo, oppure disaggregato, oppure riconsiderato in altro modo. Sarebbe bello, diciamo, una cosa che agevolerebbe molto il nostro lavoro, se avessimo tutte le osservazioni messe a livello di dettaglio più basso, ovviamente depurate dai problemi della privacy, bla bla bla. Però se noi avessimo le singole osservazioni, come nel caso delle auto, abbiamo avuto le singole auto, in questo modo ci è stato possibile elaborare noi i dati successivamente, fare noi un'analisi per poter trovare gli indicatori che per il nostro pubblico erano più interessanti. Immaginavamo di avere questo disponibile per le scuole, i singoli risultati degli esami, i singoli carcerati, insomma, immaginiamo i casi possibili, i singoli lavori, immaginiamo i casi possibili che si occupano, diciamo, il vostro lavoro quotidiano. È bello averlo aggregato, ma almeno per il nostro lavoro è molto meglio avere le singole osservazioni. Altra cosa riguarda le varie etichette, cioè come i dati vengono appunto
descritti. Ovviamente io non sono uno specialista di dominio onnisciente, cioè nel senso che non posso, se ad esempio vedo un dataset di lavori pubblici, non è che ne capisca tantissimo di quel tema. Quindi spesso occorrono dei metadati, cioè delle etichette che descrivono la cosa in maniera molto più, diciamo, chiara e comprensibile anche per chi non è appunto un esperto. E l'ultima cosa riguarda appunto il formato, cioè il formato, noi usiamo ovviamente strumenti abbastanza semplici, cioè principalmente Office per trattare i vari dati, e quindi, come dire, è vero che le imprese che vogliono automatizzare l'uso dei dati hanno bisogno, possono avere accesso a dati molto più, come dire, formalizzati. Però per noi, che appunto facciamo, diciamo, all'interno del sole, abbiamo bisogno di oggetti che possono essere gestibili tramite un foglio di lavoro sostanzialmente. E questo perché agevola molto, semplifica e ci permette di essere subito operativi, perché per noi i tempi di lavoro sono assolutamente fondamentali. Spesso non abbiamo giorni o settimane per andare a lavorare su un tema, da quando viene l'idea a quando, diciamo, il pezzo deve essere pronto. Alla peggio abbiamo un'ora, alla meglio abbiamo un paio di giorni, però quindi questi sono i nostri tempi per poter andare a lavorare. E niente, con questo io ho finito, quindi spero che poi vi siano una serie di domande a cui avrò il piacere di rispondere. Se volete cercarmi e contattarmi, mi trovate ovviamente sul blog, e poi abbiamo il mio account Twitter e il canale Twitter di Infodata, oppure su LinkedIn, e sarò molto contento di poter dialogare con voi. Se avete anche domande, esempi dopo, oppure avete bisogno di un aiuto, insomma, volete entrare in contatto con me per il lavoro che noi facciamo e per, diciamo, quello che riesco a fare, questi sono i miei contatti e sapete tranquillamente Grazie mille a te, dove Andrea, è andare a stato trovarmi. Grazie mille. gentilissimo, sei stato davvero molto chiaro. C'è una questione che viene fuori sempre, probabilmente, nel momento in cui si parla, che è stata anche dibattuta, c'era una domanda di Gabriele Conforti a cui hanno risposto Ferdinando Ferrari della Regione Lombardia e Sergio Agostinelli, che in qualche maniera si è occupato anche che è un collega del Formez che si è occupato insieme al MIT dell'esposizione di quel dataset di cui parlavi del ministero, scusami, di quel dataset di cui parlavi del ministero. E c'è la questione della privacy. Qualcuno ti chiedeva come avete fatto per la privacy degli utenti, per riuscire a risalire. Tu hai detto ogni singola macchina, insomma, c'è stato un passaggio, probabilmente questa è la cosa che ha destato più attenzione. In realtà il problema è a monte, cioè il problema non è tanto del giornalista che riusa i dati, quanto della pubblica amministrazione che ha esposto quei dati. In questa particolare occasione, lo diceva Sergio Castinelli in chat rapidamente prima, non era possibile risalire ovviamente al proprietario della macchina o alla singola autovettura, ma erano dei dati aggregati sulla singola autovettura che si trova nella provincia di Brindisi, piuttosto che risalire era impossibile da quei dati risalire ovviamente al nome e cognome del proprietario piuttosto che al numero di targa, insomma comunque sono anonimizzati i dati. Poi c'è la granularità dei dati, che è una cosa diversa, che è quello a cui faceva riferimento Andrea prima, come dire, il desiderata di Andrea rispetto al modo in cui la pubblica amministrazione espone i dati, cioè rendere i singoli dati quantomeno aggregati possibili, in maniera tale che le letture su quei dati possono essere tutte quelle che si possono voler fare. Insomma, il fatto di aggregare i dati ovviamente in qualche maniera limita la possibilità di indagare i dati stessi, perché sono come dire, insiemi più grandi e quindi più difficili da mescolare e da indagare l'uno con l'altro. Spero di aver risposto anche se rapidamente alle domande che arrivavano via chat. A questo punto forse passerei la parola a Michela, visto che comunque siamo già arrivati alle 13, tornando a ringraziare Andrea ancora una volta per il suo intervento. Michela, se vuoi puoi aprire. Eccoci qua, mi sentite? Sì, ti Sì? Il sentiamo. microfono Il funziona? microfono Perfetto, funziona, il video funziona, lascio a te la parola. buongiorno a tutti.
Perfetto, grazie. Buongiorno a tutti. Io sono Michela Finizio, lavoro al Sole 24 Ore come giornalista. In realtà, rispetto ad Andrea, appunto, lavoro al quotidiano nella redazione, in particolare del lunedì, che è un settimanale del Sole 24 Ore, dove da sempre lavoriamo con i dati. Come ha ricordato anche Andrea, i dati per il Sole 24 Ore sono una cosa importantissima, nel senso che appunto un po' è la volontà sempre di cercare nel dato la verifica di trend e di analisi di notizie che abbiamo rilevato. E InfoDataBlog è stata la naturale, diciamo, evoluzione di questa tradizione del Sole 24 Ore, quindi collaboro molto volentieri a questo blog proprio perché da sempre cerco di lavorare sui dati su carta, online, ormai siamo su più piattaforme. Brevemente, quello che mi interessa a me fare oggi, anche visto il pubblico di diciamo data drivers per noi, nel senso che voi data providers, nel senso che per noi voi siete chiaramente delle grosse risorse in termini di fonti di dati. Io mi ricordo che fin dall'inizio, da quando mi hanno assunto al Sole 24 Ore, passavo le giornate a telefonare ai comuni d'Italia per raccogliere dati, magari sui risarcimenti nei confronti dei dati ai cittadini per magari incidenti in buche dovute alle buche stradali, quindi chiamavamo diversi comuni d'Italia per farci dare l'ammontare speso dai comuni per risarcire i cittadini. Quindi diciamo che le pubbliche amministrazioni sono sempre state un nostro interlocutore nella ricerca del dato, però per raccontare cosa? Adesso passerò in rassegna un po' di esempi di case history di che cosa noi intendiamo per storia raccontata con i dati, ma mi interessava farlo suddividendoli per tipologia, perché non tutte le data story, come le chiamiamo noi, sono uguali, nel senso che ovviamente l'obiettivo è diverso. Il giornalista, quando incomincia a entrare in contatto con dei dati, specie se sono quelli della pubblica amministrazione, lo fa per diversi motivi. Una motivazione è quella dell'informazione di servizio, che sembra strano, ma con i dati noi possiamo essere utili ai lettori. Questo potrebbe essere di forte interesse appunto per le pubbliche amministrazioni, perché attraverso proprio delle informazioni, faccio un esempio per tutti, i dati del catasto. I dati del catasto sono in Italia un grosso, diciamo, buco nero, nel senso che abbiamo difficoltà ad accedere ai dati delle compravendite, ai dati anche dei registri immobiliari in cui sappiamo quante abitazioni sono state registrate, quante. In questo senso, per esempio, io faccio sempre un esempio: in America c'è un portale che è Zillow.com, dove, che è l'immobiliare.it degli Stati Uniti, dove è possibile per ogni zona, in microzona parlo di qualsiasi città, riuscire a raccontare il prezzo medio di acquisto di quel quartiere attraverso i dati dei registri immobiliari delle ultime compravendite, quindi dati, diciamo, di trend dei prezzi delle case aggiornati al minuto, al secondo quasi. E questo per noi è un sogno, nel senso che al momento noi lavoriamo anche sempre, anche in termini giornalistici, con trend di prezzi che, a parte i vari istituti di ricerca che chiaramente cercano di sintetizzarli, sono spesso dati dalle stesse agenzie immobiliari. Insomma, non abbiamo una fonte, un vero open data su questo. L'informazione di servizio è sicuramente una cosa che è importante, che potrebbe arrivare dai dati della pubblica amministrazione. Poi ci sono sicuramente quelle che sono le più conosciute, le notizie, diciamo, basate sui dati, ad esempio il famoso fact-checking sulle varie frasi dei politici, oppure magari trend che emergono da piccoli o grandi database che cerchiamo di elaborare. E questo può avere anche una declinazione locale. Se il database è appunto georeferenziato e ha diversi livelli di lettura anche di confronti internazionali o di livello provinciale, regionale, comunale, questo è più dettagliato è, più a noi a volte fa notizia rilevare attraverso un database, magari la famosa classifica provinciale, comunale, che permette di fare un titolo che in realtà racconta un fenomeno locale, un fenomeno locale e un fenomeno internazionale. Quindi, da questo punto di vista, anche l'analisi sul confronto territoriale è molto importante. L'altro tipo di notizia, di storia che ci piace raccontare con i dati, specie quelli della pubblica amministrazione,
È l'analisi, quando capitano diversi fenomeni, parliamo del dibattito famoso, ad esempio, intorno ai giovani che faticano a trovare lavoro, oppure, e quindi il tema dell'occupazione giovanile, oppure parliamo del problema dei precari delle scuole. Ecco, ogni volta che si accende un dibattito, che la politica accende un dibattito, che una legge accende un dibattito, il dovere del giornalista è, attraverso la ricerca dei dati, fornire delle analisi di background dei fenomeni, anche perché spesso a volte i riflettori si accendono, le telecamere si accendono su allarmi che non sono reali allarmi, oppure trend di dati che non sono veramente tali, per cui andare a poter, nel momento del dibattito, analizzare una banca dati pubblica e verificare il dato è molto importante. E poi per ultimo c'è quelle che sono le inchieste diciamo di vero data journalism, questo è il sogno di ogni giornalista, nel senso che questo è proprio il vero lavoro di data journalism, partire da delle enormi banche dati, incrociarle anche con altre su più livelli e trovare la notizia, diciamo, autografa, nel senso che la trovi tu, non la trovano altri, e allora. Quello sì, è un lavorone, è un lavoro che a volte, ma anche l'abbiamo visto da alcuni film che hanno ormai indagato e raccontato il fenomeno del data journalism, soprattutto americano, a volte richiedono anche anni di ricerca, per cui è un fenomeno molto interessante, però viste le risorse del giornalismo italiano, sempre più difficile realizzarle queste inchieste. Passo in rassegna queste cinque, diciamo, tipologie di storie con una serie di esempi che abbiamo realizzato sulle nostre pagine del Sole 24 Ore. Quando parlo per esempio di informazione di servizio, questo è stato un caso abbastanza interessante grazie ai dati raccolti sul sito delle finanze, sulle delibere dell'IMU e della TASI. Sappiamo che chiaramente essendo un tema quello delle aliquote dell'IMU e della TASI definito sul territorio, perché chiaramente è stato dato ai comuni il potere di, all'interno di certi range, di definire tali aliquote è diventato chiaramente una caccia alla delibera. E quello che abbiamo provato a fare noi come dovere di sintesi è stato raccogliere attraverso questo lavoro che è stato importantissimo, non è stato fatto subito, ma quando è stato fatto è stato prezioso, quello delle finanze, di raccogliere tutte le delibere, tutte in PDF, capiamoci, e raccoglierle e andandone ad analizzare un campione siamo riusciti a trovare per tipologia di immobile le aliquote medie che venivano proposte dalle varie città e anche qui magari metterle in classifica, ovviamente sui comuni capoluogo, quali erano quelle che puntavano più in alto a seconda del tipo di immobile, eccetera. Questo è sicuramente fa notizia, ma è anche utile al cittadino perché chiaramente abbiamo rilevato diverse storie di cittadini che scontrandosi con questi PDF, dove l'aliquota di fatto alla fine è un numero, non si riuscivano neanche bene a trovare queste aliquote all'interno di queste delibere. Quindi il database fornito dalle finanze almeno è stato un lavoro di sintesi abbastanza utile e anche in termini giornalistici. Un altro lavoro simile è stato quello recentemente effettuato da parte sempre della redazione del Sole 24 Ore del lunedì sulle delibere sempre dei comuni, anche qui che hanno accettato o meno la procedura di chiusura delle liti, quindi la rottamazione, diciamo, delle liti fiscali. Ovviamente è una procedura che è stata aperta a livello nazionale con gli enti di riscossione a livello nazionale, però ogni singolo comune poteva decidere se aderirvi per la parte, diciamo, di imposizione fiscale locale. Anche qui una caccia alla delibera e un database costruito dal giornalista, in questo caso, utilissimo al cittadino perché molti cittadini non sapevano se potevano rottamare in qualche modo la lite fiscale che poteva riguardare la tassa sui rifiuti a livello locale, eccetera. Quindi queste informazioni qui al momento noi le indaghiamo senza avere piattaforme con cui interfacciarci, piattaforme intendo dire quelle famose che riescono ad aggregare tutti i dati, bisogna andare comune per comune. Ecco, questo invece è un esempio che infatti aveva citato anche prima, è il famoso portale Open Data Expo, che infatti è un lavoro in realtà ormai datato, però era per fare un esempio di cosa può voler dire una notizia basata sui dati che nasce ovviamente a 200 giorni, in questo caso dall'apertura dell'esposizione di Expo. Qui eravamo riusciti a fare attraverso il conteggio dei vari appalti di Expo, il conteggio di quanto mancasse ancora di lavori prima dell'inaugurazione dell'evento.
Anche in questo caso è un'altra notizia basata sempre sui dati, era la necessità di indagare, perché si dibatteva molto in quel periodo, di che impatto avessero avuto i famosi incentivi previsti dalla legge di bilancio per chi investe in start-up, grazie in questo caso al lavoro sempre delle statistiche dell'Agenzia delle Entrate, quindi raccolte dal Ministero delle Finanze. Abbiamo potuto rilevare l'impatto della detrazione fiscale sulle persone fisiche e abbiamo visto che in 3 anni, insomma, è triplicato grazie a all'introduzione di questa detrazione, lo stimolo, i capitali investiti sono triplicati. Quindi un successo della detrazione che poi è stata anche in qualche modo innalzata. Anche in questo caso, questa è sempre un'altra analisi che abbiamo fatto sui dati delle finanze, quindi sulle dichiarazioni dei redditi fondamentalmente delle persone che vengono raccolte in questo caso dall'Agenzia delle Entrate e proposte dal Ministero delle Finanze. In questo caso era sull'effetto della procedura di rientro di capitali della voluntary disclosure, dove ovviamente abbiamo visto che da quando è stata inserita ha avuto un impatto nell'ambito delle dichiarazioni delle persone che hanno aumentato gli importi dei capitali e dei depositi detenuti all'estero in dichiarazione dei redditi, vuol dire che c'è stato un effetto comunque della procedura. In termini giornalistici, questi dati, se non ci fossero i dati della pubblica amministrazione, non si potrebbero fare queste analisi, insomma. Notizie locali, questa è quella che abbiamo pubblicato appunto proprio l'altro giorno. Notizie locali vengono fuori, per esempio, da classifiche di dati territoriali, ad esempio quelle del Viminale che abbiamo pubblicato appunto l'altro giorno, in cui riuscivano a raccontare ovviamente i reati denunciati sul territorio, dove ovviamente qui è talmente tanto pieno di notizie che sono classifiche, a seconda della tipologia di reato, ogni tipologia di reato porta con sé una notizia, ovviamente quelli dei furti in abitazione hanno maggiore concentrazione a Lucca, quelli cioè, di Scippi a Rimini, per cui sono tutte notizie che però parlano di fenomeni sul territorio. In questo caso i dati del Viminale non sono open data, sia chiaro, sono dati che ci vengono forniti come con un accordo tra il Sole 24 Ore e il Ministero dell'Interno di pubblicazione, anche perché credo che sia una scelta quasi politica, penso, dello stesso Viminale, perché sono comunque dati che vanno interpretati e il giornalista in questo caso è sicuramente fondamentale perché non bisogna riuscire a raccontarli in un certo modo perché non vengano strumentalizzati, perché sono appunto dati su denunce, non dati su tutti i reati commessi, sono solo quelli denunciati, poi bisogna riuscire a saperli leggere. Anche questo è una grafica che abbiamo pubblicato su carta con l'incidenza di quelli che sono gli incidenti stradali sul territorio per provincia in rapporto al numero di veicoli registrati nella stessa provincia dove Genova aveva l'incidenza maggiore, questo però è un dato un po' di qualche anno fa. Quando parlavo invece prima di storie raccontate tramite open data che forniscono l'analisi e il background a determinati fenomeni, questa è per esempio una molto efficace quest'estate che abbiamo raccontato proprio perché si parlava del fatto che i laureati italiani non trovavano lavoro e alcune specializzazioni mancano proprio non trovano laureati a livello sul mercato dell'occupazione. Siamo andati a vedere, sì, ma quali sono i laureati italiani? Cerchiamo di raccontarli. In effetti, i laureati italiani sono per lo più dottori in economia e ingegneri, ma diciamo che le lauree cosiddette scientifiche, che sono poi quelle più richieste sul mercato, sono sì in aumento, ma sono veramente ancora una fetta molto piccola. Questo è un altro, quando per esempio era scoppiato il dibattito introdurre la tassa per i più ricchi o rimodulare l'IRPEF che andasse a incidere un po' di più sulle fasce di reddito dei ricchi, insomma, quando si accendono i dibattiti fiscali, chiaramente questi sono lavori importanti, andare a vedere come si distribuisce la tassazione per fascia di reddito e quindi anche qui vedere che in realtà quelli che contribuiscono di più al gettito fiscale sono le fasce medio-basse. Insomma, sono lavori di analisi, di background che permettono di contestualizzare magari un dibattito politico che altrimenti sarebbe difficile, insomma, leggere o comunque magari a volte pretestuoso o a volte strumentalizzato.
Questo invece è quello che ritenevo prima, anche se insomma, è uno dei pochi lavori che siamo riusciti a fare noi su banche dati di quasi 54.000 enti, parlo degli enti del terzo settore, quindi insomma banche dati mostro che come diceva Andrea prima, per riuscire a lavorarli abbiamo veramente dovuto, perché siamo partiti da dei PDF messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. E abbiamo dovuto rielaborarli con software e ovviamente computer che potessero elaborare un certo tipo di dati per arrivare a dire, in un periodo in cui si dibatteva molto di riforma del terzo settore, che poi appunto è arrivata, che il 5 per 1000 in realtà quasi un terzo dell'entità degli importi del 5 per 1000 va a 10 enti in realtà, dove l'AIRC ovviamente è quello che fa la parte del leone, ma questo in termini di preferenze, ma proprio in termini di quantità abbiamo visto che ci sono circa 21.000 enti che prendono molto meno di poche centinaia di euro. E questo dipende ovviamente da una serie di dati che poi ci hanno permesso di trovare quali sono le associazioni che prendono magari le donazioni più corpose. Insomma, è un lavoro sicuramente di inchiesta, di data journalism, questo che nasce dal nostro lavoro interno di giornalisti e dal nostro obiettivo di fare un'inchiesta con dati della pubblica amministrazione. Questa è la rielaborazione online, questo è un altro esempio di inchiesta che abbiamo fatto sui dati della Farnesina, sui permessi di soggiorno rilasciati, visti di ingresso, non permessi di soggiorno, perdonatemi, i visti di ingresso rilasciati che ovviamente hanno fatto a stranieri per entrare in Italia e hanno fatto emergere un calo del turismo molto consistente nell'anno scorso, perché appunto sono diminuiti di molto i turisti che vengono in Italia, ovviamente da paesi extra UE, extra area Schengen. Questo è, diciamo, invece quello che citava Andrea, il lavoro di data journalism, se vogliamo dire più ampio che fa il Sole 24 Ore, che è la qualità della vita. La qualità della vita questo è una pubblicazione che facciamo ogni anno, che prende in considerazione circa 110 indicatori, che poi in realtà vengono selezionati in base a delle macro-categorie. Dentro a questi 110 indicatori provinciali, ci sono quindi suddivisi per classifiche provinciali, ci sono dati dell'INPS a livello demografico, ci sono dati dell'ISTAT, ci sono dati del MIUR, del Viminale, della Giustizia, delle Camere di Commercio, della SIAE. Arriviamo anche addirittura a raccogliere con alcuni dati gli indici di raccolta differenziata dai comuni, dell'inquinamento, la spesa degli enti locali per alcune voci, diciamo di. Da tutti questi indicatori componiamo insomma un indicatore nostro, che è l'indicatore della qualità della vita del Sole 24 Ore, che ci permette di raccontare l'Italia in termini insomma, territoriali, con dei fenomeni particolari sul territorio, in termini di qualità. Una classifica che, come tutte le classifiche, ogni anno ci viene contestata, ovviamente a seconda di come la presentiamo, perché fa felici alcuni e scontenti altri. Di fatto è un lavoro che ti permette di avere un termometro della situazione del paese e ogni anno infatti riusciamo a rilevare dei trend e delle notizie all'interno insomma, di queste classifiche che sono ovviamente a dovere del giornalista analizzarle, però sono molto interessanti. Una piccola cosa che può essere interessante, spero, per la pubblica amministrazione è che quando noi raccogliamo questi dati ci veramente scontriamo con delle difficoltà per renderli omogenei, per confrontarli, perché ovviamente questo è un grosso problema italiano, ovviamente dei campanili, nel senso che molte province a volte non sono monitorate da tutti gli enti, con tutti gli indicatori, perché ovviamente l'Italia ha cambiato spesso la conformazione e la quantità delle province, per cui c'è chi è rimasto a database di un tempo fa, c'è chi ha compreso le nuove province sarde, c'è chi non le ha. Cioè, è tutto molto difficile poi riuscire ad arrivare a una sintesi, però grazie anche al lavoro dell'ufficio studi di Andrea riusciamo a cercare di fare un lavoro comunque che abbia una coerenza. Anche in questo caso la qualità della vita è importante contestualizzarla in un trend storico e questo è sempre molto importante, per questo che noi cerchiamo sempre delle banche dati che abbiano una continuità temporale. Questo
Questo ovviamente è diciamo, l'attualità, nel senso che lo strumento del FOIA è stato introdotto nell'ultimo periodo, ovviamente ormai da un po', però è stato introdotto per cercare di agevolare l'accesso civico da parte non solo dei giornalisti, dei cittadini in generale, alle informazioni della pubblica amministrazione. Noi giornalisti ci siamo tuffati ovviamente in questo nuovo strumento per cercare di capire in realtà capirne le potenzialità. Devo ammettere che abbiamo incontrato sicuramente delle difficoltà, ovviamente burocratiche, che questo non vuol dire che probabilmente noi giornalisti vogliamo il dato subito, pronto e ora, quindi è difficile pensare che sia proprio su misura per il pubblico dei giornalisti come strumento quello del FOIA, però devo dire che nel momento in cui abbiamo testato la capacità di risposta dei comuni italiani, con un'indagine in cui ovviamente abbiamo chiesto un dato molto particolare, quello del numero delle varianti urbanistiche approvate tra il 2014 e il 2015, questo perché le varianti urbanistiche sono un indice particolare di una spia, insomma, di come vengono gestiti i fondi pubblici sul territorio. Non tutti i comuni hanno risposto entro 30 giorni, alcune risposte sono state negate o incomplete, addirittura la provincia autonoma di Trento si è appellata all'autonomia dicendo che hanno una regola chiaramente diversa rispetto al FOIA per rispondere a questo tipo di domande. Quindi, insomma, speriamo che sicuramente sia uno strumento utile per i cittadini. Al momento per noi giornalisti è ancora un po' farraginoso, lo devo ammettere. Un'ultima cosa, ovviamente, ve lo lascerò, ma non lo voglio commentare, è semplicemente un insieme di possibilità che abbiamo noi giornalisti di guardare il dato che voi ci fornite. Il dato della pubblica amministrazione può essere guardato in termini di quantità, quindi di misurazioni, contando o sommando, insomma, alla fine quante sono le vari, i vari elementi. Qui, per esempio, una cosa carina che avevamo fatto era i dati del Parlamento della Camera dei Deputati, ci avevano permesso di dire quante poi alla fine erano le. Addirittura i caratteri delle leggi che venivano approvati ogni giorno, sommando tutte le lunghezze delle leggi che venivano approvate nell'arco di un anno. La quantità a volte fa notizia perché fa capire l'eccesso di legiferazione di uno Stato, di una legislatura o meno, per cui la quantità a volte è un elemento molto importante. Come può essere importante la categoria, quindi cercare di pesare un dato in rapporto alla popolazione o in rapporto agli abitanti, quindi suddividere i dati che ci vengono forniti per cluster, per tipologie, pesando le diverse dimensioni. Importante in termini giornalistici, molto importante la variazione temporale, cioè la crescita, il trend, il cambiamento, così come la comparazione tra diversi settori, ad esempio gli stipendi della pubblica amministrazione. Li abbiamo indagati, non ve lo nego, ed era venuto fuori chiaramente che per categoria i magistrati erano quelli che guadagnavano di più, quindi la comparazione fa notizia, così come fa notizia la messa in relazione di diversi parametri, quelli della qualità della vita li abbiamo incastrati diverse volte per capire se c'erano delle correlazioni, così come la distribuzione tra appunto la distanza tra una media, magari la media europea e determinati valori e la ripartizione ad esempio del bilancio di uno Stato è famosissima la grafica del New York Times sul budget di Obama per tipologia di spesa. La ripartizione è un concetto che noi giornalisti cerchiamo sempre di indagare per capire quali sono i pesi che vengono dati a determinati dati e così come la mappatura e quindi quella che è la geolocalizzazione dei fenomeni e quindi le classifiche come ne parlavamo anche prima. Due spunti di criticità che io ho incontrato lavorando con gli Open Data sono questi. Innanzitutto ci sono dati che le pubbliche amministrazioni chiaramente hanno con banche dati strutturate e rendono ufficiali abbastanza facili appunto da indagare con magari proprio dei file aperti. Altri che non sono ufficiali, ma noi giornalisti siamo abituati anche a raccoglierli, nel senso che noi appunto, come raccontavo prima, i risarcimenti per incidenti dovuti alle buche stradali è stato un lavoro che abbiamo fatto con telefonate. Ovviamente ci sono dei dati che io continuerò a dire, non essendo ufficiali, nel senso che non c'è una fonte unica, non vengono spesso considerati interessanti dalle pubbliche amministrazioni, ma magari
raccontare quali sono i risarcimenti che vengono forniti tipo, a livello assicurativo da parte dei comuni, può essere un pro o un contro per la PA, nel senso che magari sistematizzarle e pubblicarle potrebbe essere una cosa interessante, perché magari nel trend storico, invece che in un unico momento di telefonata e fotografia statica che può fare un giornalista, si può vedere che sono diminuiti o che sono aumentati, cioè si può riuscire a leggerli in modo diverso, per cui io invito le pubbliche amministrazioni a fornire dei dati anche che possono sembrare scomodi, ma che a volte è meglio che li fornisca direttamente l'ente e li sistematizzi l'ente per evitare che vengano strumentalizzati. La scelta delle banche dati ovviamente è sempre una cosa molto, molto difficile, perché a volte ci sono dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni che vengono presentate già con una chiave di lettura, e noi invece cerchiamo sempre il dato più grezzo possibile per riuscire a leggerlo noi. Attenzione anche a non fornire dei dati sporchi, perché molto spesso a volte facciamo molta fatica a pulirli, nel senso che ci sono dei dati che vengono ovviamente forniti, a volte capita proprio che delle banche dati non abbiano delle percentuali che fanno 100, cioè è difficile veramente a volte riuscire a sistematizzare delle banche dati della pubblica amministrazione. Importante è per noi che vengano forniti sempre i trend storici, perché ha senso un dato solo se lo si confronta ovviamente nel suo arco temporale di riferimento, così come la territorialità è molto importante, perché il confronto e l'incrocio tra diversi livelli è molto importante, e anche ovviamente l'importante è riuscire ad avere un dato grezzo per riuscire poi noi a visualizzarlo nei modi diversi, nel senso che a volte può anche essere efficace semplicemente riuscire a farne una sintesi in un video, e quindi avendo un dato, diciamo, senza avere già, perché a volte alcuni siti propongono già delle visualizzazioni, ma noi preferiamo avere il dato grezzo per riuscire poi a raccontarlo con delle visualizzazioni su misura, a seconda del tipo di dato. Una cosa che mi interessa molto dire è attenzione, perché l'invasione di dati, la pubblicazione di troppi dati può portare al rischio del data dumping, cioè al fatto che poi il giornalista sul portale degli open data non ci vada, perché fa fatica a trovarne, diciamo, una chiave di lettura o anche a orientarsi, perché diventa difficile proprio, è un po' come l'information overload, cioè non riusciamo a trovare le informazioni che ci interessano, facciamo prima fare le telefonate. E anche questo aspetto della difficoltà della ricerca, the investigation is a story, attenzione, perché comunque come si presentano gli open data è una cosa molto importante, perché lo stesso giornalista, nella difficoltà di imbattersi in determinate analisi, può raccontare, questo l'abbiamo visto diverse volte, la sua storia nell'approccio all'open data e criticare lo stesso metodo di pubblicazione dei dati, o la difficoltà di reperirli. Resta sempre comunque un dovere da parte nostra verificarlo, quindi io un verificare i dati che downloadiamo dai vari portali. Una cosa che è un mio sogno è che in realtà ogni volta che io faccio un download ci sia la possibilità di fianco di chiamare, diciamo, il referente, quindi per info contattare il, perché in questo caso molti dubbi che potrebbero venire fuori sulle etichette o i cluster di catalogizzazione di un determinato dataset potrebbero essere risolti con una semplice telefonata. Con questo ho risolto, sono diversi gli spunti che ci siamo dati, però insomma siamo qui io e Andrea per rispondere anche alle vostre domande. Guarda Michela, qui nel pseudo backstage di questo seminario, prima chiacchieravamo con i colleghi che già da sola questa slide probabilmente diventa un seminario a sé stante, nel senso che era esattamente questo, cioè al di là del raccontare il vostro lavoro, ed è una cosa che ripeto per noi è preziosa a prescindere dal ruolo che si occupa, dalla professione che uno svolge, uno degli obiettivi alla base di questo seminario era proprio capire come le fonti, cioè come la pubblica amministrazione in quanto fonte di dati possa rendere più omogeneo, più armonico, più semplice il passaggio informativo tra le casse della pubblica amministrazione e la possibilità che questi dati vengano interpretati e vengano riutilizzati da tutti i soggetti esterni e in questo caso particolare da giornalisti che partendo da questi dati vogliono creare delle storie.
Quindi davvero grazie, cioè grazie di tutto e grazie in particolare per questa conclusione perché, ripeto, per noi è assolutamente preziosa. Abbiamo ovviamente sforato, io chiedo, ringraziando ancora una volta sia Michela che Andrea, passerei la parola a Jaime chiedendogli di aprire la sua webcam e il suo microfono in maniera, eccoti, in maniera tale da avviare, da avviarci verso le conclusioni. Grazie Michela, ti lascio la parola, Jaime. Perfetto, allora buongiorno a tutti, cercherò di essere rapidissimo, d'altronde non voglio far altro che salutare e ringraziare gli interventi precedenti e ovviamente tutti i partecipanti. Quindi giusto due parole per dire chi siamo noi, quindi io lavoro nella Regione Autonoma della Sardegna, nell'assessorato che si occupa fondamentalmente di servire sistemi informativi trasversali per la regione. Sono ovviamente in questo contesto il responsabile degli interventi che si occupano di Open Data per la regione. Cosa più o meno la nostra evoluzione è partita da un progetto europeo, come penso ormai molti sappiano, perché ne parliamo da un po' di tempo, partito nel 2012. Nel 2015 abbiamo visto l'approvazione di una delibera regionale sugli open data e infine nel 2016 abbiamo avuto gli interventi che è tuttora in corso sull'open data. In particolare, come approccio, noi abbiamo suddiviso il tema in una parte tecnica e una parte invece specifica per quanto riguarda diciamo, la formazione e disseminazione, che si sta rivelando abbastanza strategica nell'affrontare le problematiche. Abbiamo il nostro portale dei dati aperti, rilasciato il 1º marzo di quest'anno. Adesso, sotto il periodo estivo, ha visto una nuova release, un aggiornamento ulteriore. Ha basato su SICAN come infrastruttura, è importante, è presidiato, c'è molta attività in corso che riguarda non solo gli aspetti tecnici, ma soprattutto la gestione e pubblicazione dei dati. Al momento, ossia qualche giorno fa, abbiamo contato un 800 dataset circa. Molti dei quali sono ancora, vi confesso, devono essere raffinati, lavorati. Come dicevo, abbiamo un'attività in questo senso in corso, che ovviamente si scontra con tutte le possibili criticità del caso. La maggior parte di questi dataset riguardano l'amministrazione, quindi sono di fonte Regione Autonoma Sardegna, ma abbiamo anche la presenza di alcuni comuni della regione che contribuiscono, hanno deciso e chiesto di rendere visibili i propri dati anche sul nostro sito. La maggioranza dei dati poi provengono dal punto di vista della tipologia dal geoportale, quindi fondamentalmente sono dati che hanno una rilevanza geografica abbastanza forte. Tutto questo, un attimo per arrivare a un punto in cui ovviamente noi, come penso molti altri, siamo ancora alle prime armi, ossia apriamo i dati, lo stiamo facendo, già lì c'è molto lavoro da fare ancora, ma vediamo un attimo chi in effetti sta riusando e quali sono le conseguenze dell'apertura. Al momento nel nostro piccolo abbiamo contato una quindicina di app, quindi di casi di riuso che riguardano in buona parte il territorio regionale, ma non solo, sui appunto dati presenti nel portale. E dal report Open Data 500 e quindi nel caso Italia, se non sbaglio, 200, abbiamo visto che ci sarebbero sei soggetti censiti che riusano in qualche modo i dati della regione. Questo sicuramente è interessante e incoraggiante da visti tempi relativamente brevi con cui abbiamo aperto i dati, o meglio, abbiamo lanciato il nostro portale, e sicuramente siamo molto interessati al discorso del
valutare il riuso dei dati, oltre che lavorare sulla loro produzione e rilascio. Giusto, un'ultima informazione prima di salutarvi. Nell'ambito del nostro progetto organizziamo un contest open data che è aperto dall'ottobre 2017, quindi sostanzialmente adesso l'apertura del sistema per raccogliere le domande è prevista per il 16 e andrà avanti fino a gennaio. Prevede appunto di accogliere proposte di sviluppo di app piuttosto che articoli di data journalist o rappresentazioni visuali. Quindi abbiamo diverse categorie, è aperto sostanzialmente a tutti, sviluppatori singoli, su scuole, università, imprese, e quindi questo è un buon contesto per invitarvi magari a partecipare, vedere di che si tratta e partecipare. Trovate le informazioni sul sito dell'Open Data della Regione alla voce contest. Ci saranno delle attività ulteriori di animazione che verranno anche pubblicizzate su questo sito. Per chi è interessato, trovate i vari recapiti in questa presentazione che penso sia stata condivisa in questi canali. Io ho finito, vi ringrazio di nuovo gli interventi precedenti.